Presidente, 5 anni di attività intensissima. Quanto questa legislatura è stata caratterizzata dalla collaborazione, se vogliamo, tra maggioranza e opposizione, vabbè, considerando che comunque la maggioranza era schiacciante, ma quanto il lavoro di squadra questa volta ha funzionato? Beh, sulla maggioranza schiacciante non è sempre venuto così, infatti prima il Presidente Boron ha riportato il fatto di come è uscita dalla Commissione la riforma sanitaria regionale che ha dato efficacia e efficienza all'attività diciamo, amministrativa all'interno della sanità, che ha liberato risorse per metterle invece sulle risposte sanitarie, cosa che è servita tantissimo in questi 5 mesi di emergenza pandemia. Quindi non sempre la maggioranza era così schiacciante, anzi dobbiamo ringraziare in quell'occasione il consigliere Franco Ferrari che ha mantenuto il numero legale in commissione. Però in tantissimi casi la collaborazione, e lo hanno detto benissimo prima i presidenti di commissione, è arrivata ad approvare norme all'unanimità, la legge sulla cultura, le norme sulla Shoah, altre cose che hanno dato qualità al lavoro legislativo in questi 5 anni. Ricordo una per tutte la legge sulle cave che aspettava dal 1984, il piano trasporti che aspettava dal 1990. Importante ridare la parola ai cittadini, perché la democrazia secondo me è il valore assoluto che deve sempre guidare chi si pone dal punto di vista politico istituzionale a servizio dei cittadini. Quindi è importante andare a votare e mi auguro che appunto finalmente il 20-21 settembre i veneti possano dare fiducia a chi li ha governati e fare delle critiche, ma comunque è appunto con la matita elettorale che un cittadino può dare il suo segno, il suo significato, il suo peso a chi lo va a rappresentare nelle istituzioni. Quindi c'è tanto da fare, ci mancherebbe, abbiamo fatto tantissime cose, ma tante altre possono essere migliorate o possono essere implementate nei prossimi anni. Dobbiamo anche dare un'immagine, secondo me, diversa dal Veneto. In questi mesi, dopo la pandemia, si è diventati punto di riferimento a livello internazionale per come gestire questo virus stranissimo e particolare. E abbiamo visto un'attenzione che arrivavano anche da qualcuno che magari prima ci guardava con sufficienza. Quindi abbiamo un bagaglio e un tesoro da poter spendere nei prossimi anni per rendere il Veneto più interessante, più attrattivo a livello internazionale per, ripeto, diventare ancora di più locomotiva d'Europa e ancora di più traino per tantissime iniziative che vedono il Veneto protagonista dell'attività a livello europeo e internazionale. Parlando della sua esperienza personale, lei in Consiglio regionale ha quasi ricoperto tutti i ruoli, indubbiamente però la sua presidenza è stata caratterizzata sempre da una conduzione, un coordinamento equilibrato, super partes, insomma questa è un po' la cifra che la caratterizza. Il prossimo ruolo quale vorrà che sia e che cosa si ascrive come meriti e che cosa avrebbe fatto diversamente? Diciamo che appunto darsi una pagella non è sempre semplice. Io riporto quello che mi dicono i colleghi sia di maggioranza che di minoranza, che appunto la conduzione del Consiglio regionale ha avuto un equilibrio e una attività particolare che appunto mi è stata riconosciuta in maniera trasversale un po' da tutti, ed è bene mantenere questo clima quando si trattano argomenti che hanno ricaduta su tutti i veneti. Cosa farò da grande? Non lo so, non ne ho idea, io mi ripropongo sicuramente alle elezioni, saranno poi i cittadini a valutare se il lavoro fatto va premiato oppure no.